Beh, è una bellissima cosa, un grande atto di generosità della fondazione che consente a questo ospedale di avere una macchina importantissima, unica per qualità e precisione, in un ospedale storico di questa regione veramente molto molto qualificato. Certamente è un passo avanti molto importante, perché la risonanza magnetica ha fatto degli enormi progressi negli ultimi anni e l'apparecchiatura che noi utilizzavamo prima di questa, che ci è stata donata dalla fondazione della Carisa, era un'apparecchiatura veramente obsoleta, aveva ormai 18 anni, 18 anni passati a fare esami 14-16 ore al giorno, sabati compresi, quindi un'apparecchiatura a cui abbiamo veramente tirato il collo. Questa macchina è una macchina nuovissima, è la prima macchina digitale impiantata in Liguria e ci consente esami estremamente sofisticati e soprattutto una grande riduzione dei tempi di esame, il che significa poter fare più pazienti nello stesso tempo, avere più utenza sulle nostre macchine e avere una qualità migliore. La Liguria credo che abbia bisogno di proporsi alle altre regioni con altissima qualità. Geograficamente siamo esposti molto alle migrazioni verso altre regioni italiane e soprattutto verso la Francia per quanto riguarda il ponente Ligure, per cui credo che ci sia veramente bisogno di dare un'alta qualità ai nostri cittadini per poterli veramente curare bene e curare soprattutto in Liguria. Sì, è un intervento pesante che con i lavori supera gli 800.000 euro. È uno di quei casi in cui abbiamo effettivamente dato un segnale di eccellenza, un segnale ed una ricaduta immediata sul territorio a beneficio della collettività. Nella sanità questo rispetto ad altri settori è più facile perché la macchina è lì, è in funzione e tutti coloro che ne hanno necessità possono averne le funzioni. Intanto un ringraziamento alla Fondazione De Mari, la Fondazione della Cassa di Risparmio, che ha ancora una volta messo a disposizione delle risorse per migliorare la tecnologia delle strutture savonesi, in questo caso a Santa Colonna. È una macchina modernissima e questo credo che insieme alle altre tecnologie, alla capacità dei professionisti, possa diventare davvero una ulteriore opportunità per attrarre su Santa Colonna pazienti anche da altre regioni che in modo particolare sulla traumatologia, la neurologia, la neurochirurgia, insomma possono trovare qui risposte ai loro bisogni.